Benvenuti e bentornati su Spider-Man Miles Morales. Eccoci qua con un altro episodio. Allora, proseguiamo la nostra avventura con il nostro quasi amichevole Spider-Man di quartiere, perché Peter è sempre Peter, mi spiace. E andiamo avanti con la storia principale. Dovevamo incontrare la nostra amica perduta, adesso ritrovata. E però abbiamo la possibilità di sbloccare due costumi, che uno è questo, ma sinceramente cioè neanche un cosplay a basso budget si ridurrebbe così, però va bene. E a sto punto io andrei con questo è figo, questo mi sembra abbastanza figo, quindi a sto punto. Ma questo potrei già indossarlo, però dai, mi sembra un po'. Qui invece cosa abbiamo? Disponibile in nuova partita plus, va bene, te lo puoi tenere allora. Io sinceramente componenti 1 gestione gettone attività 10, vai, io lo vado a prendere, non mi interessa, mi piace un botto, anche perché questo mi sta sul culo, il fattore che ha il risvoltino lì al collo, che fastidio, bruttissimo, antiestetico bestia. Comunque via, entriamo così. Ah, ok. Ehi, lumaca, quassù! La scala antincendio è un po' traballante. Attenzione! Non ti preoccupare. Al massimo usiamo il muro. Vediamo un po' quest'oggi cosa giocheremo a fare. L'altra volta abbiamo fatto i ferrovieri. Ah, ho capito. Ecco perché ci vediamo qui. Volevo darti buca, ci hai messo troppo. Aiutami, è bloccata. Non sono fatte bene le scarpe comunque, mamma mia. Dettagliatissime. Ha visto giorni migliori. Ricordi la combinazione? Sì. 1, 2, 3. Cavolo, Oddio, che cazzo. Ma come? Dovete imparare il codice a memoria. Non sarò sempre qui ad aiutarvi. Lo impareremo, tranquillo. Lo impareremo, sì, sì. Certo. Allora, sapete già cosa metterci dentro? Capsula segreta. Lo sappiamo solo noi due. Ah, giusto. La prudenza non è mai troppa. Bello il giacchetto di jeans. Pensi che di pelle. Il lavoro alla Roxxon? Perché? Altrimenti lo vuoi tu? Forse. Dipende dall'offerta. Ok, sei ambizioso, eh? Beh, la proposta è allettante. Vogliono affidarmi le energie pulite. E mi conosci. L'energia pulita salverà il mondo! Adoro i miei piccoli nerd. Oh, parli del diavolo. La Roxxon. Torno subito. Ricordi il codice, vero? La sequenza di Fibonacci. Bene. Il nostro premio. Beh, del resto il nostro convertitore spaccava. Vero. Secondo te è ancora esposto al museo? Lo spero. Wow. Guardaci. Che due imbranati. Rick è sempre perfetto, invece. Già. È successo qualcosa? Cos'è? È suo fratello. No. Quindi, Rick. Nessuna lite. Finn. È tutto ok. Perché ci siamo allontanati? Cavolo, è tardi. Devo andare. Ehi, sento che ci stiamo nascondendo qualcosa. La prossima volta, niente segreti. Ok? Ok. Forse. Se sarai puntuale. Ci sentiamo, piccoletto. Lo sai che sono cresciuto, vero? Non qui dentro. Ok, non è andata proprio benissimo, ma va bene. Ok, premio del museo della scienza Oscorp. Ok, capsula del tempo. Premio per guardare la capsula. Il diploma delle medie. Cos'è? Fu un'esperienza agrodolce. Bello. Finn andò alla Midtown High. Io alla Brooklyn Visions. Ci terremo in contatto, pensavamo, ma il liceo è tutto un altro mondo. Ok, cavolo. Ok. È stato bello rivedere Finn. Potrei cercare anche le altre capsule del tempo.
ma più tardi devo tornare. Ah, figo. Ah, allora questi sono diciamo, per gli zaini. Ho un abbonamento della metro. Ah, è vero. Ci sono dei luoghi che puoi raggiungere velocemente. Velocemente. Tieni premuto X sul appartamento di Miles o l'ingresso della metropolitana per effettuare un viaggio veloce. Ok, come era nel primo. Figo che c'era lo Spider-Man che era in metropolitana. Ci mimetizziamo con la neve. Telefono, c'è. Tessera metro, c'è. Le chiavi di casa? Sì, le ho. Forza! Faremo tardi! Dove andiamo? Ok, scala che si scivola. Ehi! Bello, ora ti riempio il costume di neve. Lo hai ancora addosso? Sì, per sicurezza. Andrà tutto bene. Vabbè, fa da maglia termica, fa, diciamo, dai. Visto che comunque non è proprio estate, vero? Che figata, bellissimo i mercatini. Che bello. Il miglior cibo in città, musica da paura. Sì, è proprio figo. Che figata. Strano pensare a mamma in politica. Per me è sempre stata solo un'insegnante. L'attitudine è la stessa, no? Riunire persone, educarle, fare in modo che non si prendano a sassate tra di loro. Vediamo un po'. È splendido. Prego. Ah, poverino. Oh, scusa. Non era quella che abbiamo visto all'inizio, lei? Mi sembra. Anch'io voglio iscrivermi al corso di lingua dei segni. Rio Morales. In spagnolo. Ok, mi puoi aiutare? Desde quando? Wow, che figata. Ma è bellissimo. Ti preoccupi, però. Abbiamo fatto. Sentiamo un po'. Forse mi è sfuggito qualcosa. Gloria, ciao. Ehi, Miles. Lei è la mia compagna, Steph. Anche lei fa volontariato al Vista. Piacere di conoscerti. Sono sicura che ci vedremo al rifugio. Oh, a proposito, non hai turni fino alla fine delle vacanze. Sempre che si riapra. Che vuoi dire? Non preoccuparti. Goditi il comizio di tua madre, ti chiamo dopo le vacanze. Il Feast non era il posto dove tenevano, dove davano aiuto o ai senza tetto, eccetera. Che se ne occupava zia May, mi sembra. Se non sbaglio, sì, il Feast. Ma questa è una canzone conosciuta. No. Siete il bello di non avere guadagni col canale, che il copyright ne sbatte il cazzo. Che tanto non guadagni lo stesso. Zio Aaron, non mi aspettavo di vederti qui. Ma me ne vado prima che arrivi tua madre. Lui chi è? Ma è un tizio della sicurezza lui, quindi non è un tranviere. Ricerca sui ragni. Tieni in riga mio nipote, ok? Ci provo, ma con lui non è comunque facile. Comunque sa di losco, non è per niente, però. Goditi il comizio, ragazzi. Gliel'hai detto, l'ha capito da solo. Chi è il cosplay da Halo? Di Halo? Noi andiamo avanti, vogliamo essere in primis, in prima fila. Buona fortuna, signore. Grazie, Tim. Guarda, Roxon non smette un attimo di vigilare, A quanto pare. Ah, non sono cosplayer. Ricordate cosa abbiamo perso quando la Roxon ha demolito il quartiere? Ehi, è tutto ok? Te lo ricordo io. Sì, è su. Lì c'era la gelateria Paolo. L'ultimo comizio. Che preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Giunipero. Andrà tutto bene, dove molti di noi sono cresciuti. Tua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa, dove il coro donava la sua musica al quartiere ogni ora domenica e mercoledì. Shhh. Anche ora. La Roxon sta inondando l'intera città con il Nuform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Gli schermi. Questo messaggio è per la Roxon. L'uomo a cui obbedite, Simon Krieger, è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che abbia. L'underground lo fermerà. Salve. Fermi! Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare!
Tu pensa a loro. Io aiuto tua mamma. L'aiuto io. Andiamo. Allora, devo dire che la storia mi sta ricordando un pochino quella del primo Spider-Man, perché comunque c'era lì quella specie di roba che stavano creando, di fumo, non mi ricordo come cazzo si chiama, c'era un nome in codice, e c'erano sempre di mezzo le cose politiche. Zio Billy, no? Dove sono? Cosa sto facendo? Vieni qua te. Basta. Aria. Aspetta. Aspetta. Boom. No. Siete al comizio sbagliato. Aspetta che... Olè. Buonanotte. Aspetta. Giù, vai, giù. Attenta a star sui tetti che si casca per terra. Ma ancora. Porca. Meno male. Dove è andata? Ah, cazzo. Era perfetto. Avete rotto i coglioni, eh? Che ha fatto? Oh. Bello. Non so come abbia fatto, ma bellissimo. Aspetta che... Occhio. Ti batterò ancora. Aspetta, aspetta. Aspetta. Boom. Bellissimo. Buonanotte. Miles, siamo a casa. Nadia sta portando tua madre all'ospedale. Cosa? Come sta? Si è fatta male a un braccio cadente. Sentiamo noi. Sti anziani, bisogna stare attenti. Questo attacco non ha senso. Credevo che volessero il Nuform, ma qui non ci sono scorte. Devo scoprire cosa hai in mente di me. Beh, non eravamo vicino al quartiere lì del... Tutto è possibile. C'è il quartiere, la fabbrica lì, all'azienda del Nuform. Grazie di tutto. Di nulla, bella. Qualcun altro? Andiamo, voi e le vostre lucine. Porca vacca. Arriviamo. È fighissimo quando si lancia in aria. Gracias a Dios. Dove sei? Sono a casa, ma posso raggiungerti in ospedale. No, resta zitto. Ma sei ferito? E se ti capitasse qualcosa mentre non ci sono? Mio, stavolta è diverso dal principio. Stiamo tutti bene. Resta al sicuro. Entiendes? Entiendes. Quando torno, ti faccio firmare il gesso. Ok, ma... Nos vemos en casa. Ti quiero. Attenzione. Zio Aaron, tutto bene? Sto bene. Stavo cercando te e tua madre. Dove ti trovi? Vado al Braithwaite Bridge. C'è stata un'esplosione. Ok, ma se arriva la Roxxon, scappa. Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la colpa e non si accontenteranno di tiglare. Ok, terrò gli occhi aperti. L'attacco al Plaza era solo l'inizio. Ho un diversivo. Vai, vai! Di Roxxon! Ehi, ehi, ehi! Non ammazziamoci tra noi, ok? Eh certo. Ascolta, te, secondo te... Chi eres? Ah, quella che ha parlato prima. Salve. Minchia che piega. C'è un po' tonto Miles comunque. Ignorate il resto. E copiona. Ricordano molto le braccia di Octavius. Sbarazzatevene e prendete tutto quello che potete. Che stai facendo? Lo sapevo che aveva qualcosa che nascondeva. Che aveva qualcosa che nascondeva. Rip italiano. Destabilizza.
A terra! Magari Miles. Tra un po' siamo più un pericolo noi che sti qua. Trattenetelo. E lui sarà suo fratello sicuro. No, è uno scagnozzo come gli altri. Ha fatto saltare il camion! No! Allora il fratello sarà morto, sicuro. Ho visto l'esplosione. Tutto ok? Io sto bene. Ma hai visto? No. Tinker era. Aspetta. Aspetta. Venite su con me, grandi. L'ho incontrata oggi. Se solo avessi capito prima. No, non è così. E come facevi a capirlo che stava con l'underground? Da rifiutare la verità. Devo stare più attento. Porca. Oh. Il nuforme è andato! L'ha distrutto! Il ponte crollerà! Devo fare qualcosa! Non ti arresti ancora! Oh, prendetevela con i miei robottini qua. Basta con queste cazzo di armi. Rognosi bastardi. Oh, basta. Ma in realtà uno. Questi sono solo web. Porca trota. Si sente intrappolata. Devo liquidarli e aiutare quelle persone. Dai. Olè. Aspetta. Aspetta, vieni qua. Boom. Bellissimo. Vieni qua. Ok. Ma basta. Aspetta. Holy. Che devo fare? Ancora uno. Che palle, ragazzi. Vieni qua. No. Ma vaffanculo. Questo ponte comunque ne ha viste di cose di crude, eh? Attenzione, fa tomba. No. E invece sì. No, in realtà è Niles, no? No. Aspetta. E meno male che era acqua. Penso ci sarà benzina. Niles, magari ti la mossa anche te. Ok, che puoi usare le ragnatele, però... Aspetta. Che. Cosa devo fare? Aspetta. Forza, uscite! Tutti quanti fuori! Tranquillo, ti tengo io! Minchia! Occhio! Ecco, grazie, meno male. Dio. Quella gente è in trappola! Però... Mi è venuta un'idea! Sarebbe... Wow, figata. Devo stabilizzarlo. Ok. Serve qualcosa che faccia da ponte. Che cosa? Qui? Olè. No. Non è servito. Posso farcela. Ok. Qui invece del... della metro abbiamo il ponte. Wow. Bravo Miles, alla fine te la sei cavata. Sempre lento. Che è una possibile Mary Jane? Spider-Man, grazie. Fatto. Civile.
Guardate la neve come si poggia sul nostro costume. È colpa mia. I poteri sono devastanti. Ma abbiamo un costume da poter metterci l'infradito. Cioè, stile giapponese. Salve. Salve. Stanno tutti bene. Dopo l'esplosione il ponte ha iniziato a... Abbiamo l'altro Spider-Man a tiro. Attendo ordini. Che succede? Non ne ho idea. Roger. A posto, ci siamo fatti dei nuovi nemici. No. Perfetto. No, non sono un nemico. Perché la gente non capisce un cazzo? Lasciatelo stare. Vi sto riprendendo. Siamo tutti morti. Metta via il telefono. Ho detto di metterlo via. Ora. Ehi, non la toccare. Andatevene. Ultimo avvertimento. Li ho salvati. Ma è damose, damose. Ulla. Dove è finito? Addirittura. Non prometteva energia alle persone. Pallottole altro che energia. Non mi hanno neanche ascoltato. Energia in fronte. Al massimo. Stai bene? Sì. Non lo so. Piero. Oggi abbiamo ospite Simon Krieger per parlare di quanto accaduto al Braithwaite Bridge. Dunque, a me il nuovo Spider-Man sta anche simpatico, ma la sua, come chiamarla, bioelettricità... Vuoi fare colazione? ...ha danneggiato gravemente delle proprietà della Roxxon e ha anche distrutto il ponte. Sono tutte balle. Non è andata così. Ma che cazzo dici? Fine Tinkerer. Ha rubato il Nuform. Non so il perché. Il ponte è crollato per colpa mia. No, non è vero. Vado alla sede del comitato elettorale. Volete che vi prenda qualcosa? Posso portarvi del dulce de coco? Ma non molli dopo ieri sera. Perché dovrei? Ho promesso di proteggere il quartiere. E lo farò. Potevi morire. La nostra famiglia non si arrende. E lo sai. Mamma... Quella camicia sa un po' da carcerata. Il dulce de coco mi andrebbe. Se non ti dispiace. Non mi dispiace. Con i miei poteri pensavo di poter risolvere qualsiasi cosa. Fare tutto ciò che fa Spider-Man. Quando parli di Spider-Man, intendi sempre l'altro. Tu sei Spider-Man. Troverai un modo. Il tuo modo. Here we go. Found my position. Let's hit the bro. Came alone. Now my people here with me. Spettacolo, canzoni. E niente, lì ancora esperienza ci vuole. Oh, costume figo. Sì. Sì.
spettacolo. Oh, 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 bellissimo. Che figata. Amico mio, la situazione sembra seria, eh. Oh, in questi tempi l'amichevole app è più utile che mai. Ci serve un nome più breve. Le app migliori hanno nomi di una parola. Guardate come si chiama la nostra app, non mi ricordo mica. Miles, com'è finalmente che era? Ti sento. Oh, hey Pete, che succede? Ho visto il TG. Era in Simcariano, quindi non so se è esploso un ponte o si è affumicata una pinta, che non avrebbe molto senso. Comunque, sto guardando i voli. Potrei essere lì entro domani sera. No, non preoccuparti. È tutto a posto. Ho scoperto i responsabili e li fermerò. Promesso, ok? Ok, mi fido di te. Ma ricorda, se ti serve aiuto, chiama e prenderò il primo volo. Altrimenti ci vediamo tra un paio di settimane, ok? Certo, grazie. E buona fortuna con il Simcariano. Ah, perché ci sono 7 parole diverse per bagno? Bene. Non so dove cazzo si trovi, Peter, al momento. Qua ci dovrebbe essere... Aspetta. Scusate, scusate. E Rolly. Sì, poi li guarderò. Visto che c'ero, ne ho approfittato. Che poi in teoria era figo nel primo Spider-Man, ma dovrebbe essere anche in questo... La modalità foto, che se non sbaglio ho fatto anche delle fotuzze abbastanza carine, devo dire. Mi sono messo perfettamente in ombra, quindi non è una merda. Aspetta. Sì. Bersaglio avvistato. Ah, fischia. Aspetta che arrivo. Boom. Ah, ma sono questi. Presente, oggi non mi va di farmi sequestrare. Ah, hanno i razzi loro. Porca troia, come nel primo. Oh, avete rotto le boots. Aspetta. Boom. Aspetta. Vieni qua. Cavete dal cazzo, per favore. Olè, così completiamo un obiettivo. Arrivederci. Non è vero, non l'abbiamo completato. Già, e ora come la mettiamo? Olè. Che altro, che altro? Cosa ci dovrebbe essere qua, scusate? Ma... Oddio, poverino. Ok, capo, qual è il piano? La famiglia di Finn aveva una bottega a Midtown. La usava come laboratorio. Chissà, forse tuttora. Non sarebbe più semplice chiamare e parlarle? Non lo so. Quando l'ho vista sul ponte, non era la Finn che conoscevo. Devo capire perché era lì. Qual è il suo scopo? D'accordo, la scelta è tua. Tienimi aggiornato. Empire State Building. Dovrebbe essere questo qua. Yes. Fate vedere una roba. Per curiosità, scusami. Ehi, l'app segnala una rapina a un negozio dalle tue parti. Perché in teoria sono stato a New York. Volevo capire se... Cosa c'è qua? Pizza. Ah, ristorante italiano. Volevo capire se effettivamente... Allora, questo negozio mi sa che l'ho visto, davvero, effettivamente. Che in teoria l'ho visto da sotto. Ed era un centro commerciale che si chiama Macy's. Però non penso ci sia qua, no. Infatti no. Non penso, no. Va bene, va bene, va bene. Curiosità mia. Allora. Io adesso direi di salutarsi, la prossima missione la facciamo nel prossimo episodio, devo solo guardare una roba. Vai su per favore, andiamo su. L'Empire. Vai, 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 prendiamo anche un po' di esperienza. Che... Cosa c'è? Madonna mia, quanta paura. Oddio, si è rotto Spider-Man. Miles. Santo cielo. Sali.
Epla. Ti arrivo. No. Ma porco. No. Ci vai. Siamo, bella gente. Una nuova catastrofe. Vai. Oh, lì. Esplosioni. No. Un ponte crollato. Colpi non so di arma da fuoco nel traffico dell'ora di punta. Grazie al cielo non ci sono state vittime. Ma oh, non lì. Possiamo sperare sempre nella fortuna. E se fosse accaduto qualche giorno che figata. Dopo, durante la cosiddetta tempesta del secolo con cui il notiziario delle cinque ci sta martellando, dalla catastrofe saremmo passati alla calamità. Ora, i responsabili sono molti, inclusi quei furfanti dell'underground. Allora, qua ma c'è l'applicazione. Se non puntualizzassi che l'assalto Madonna mia, quanti sembrava quanto poco n'è. Più di un crimini, attività. Prima che quella sottospecie di caricatura di aiutante di Spider-Man si facesse la bodega vivo per è sotto sopra, mi serve aiuto, tio. E com'è andata? Ok. Ha peggiorato tutto. Ma poi stai zitto, Jonas James, Jackson, certo quel cazzo che è. Fede al suo nome. A tal proposito, guardate che avete figata. Che l'originale il One World Trade Center, quello lì, quella so torre gigantesca specchiata. Che finge di non sapere Statua che della Libertà in là lacrime, in fondo, che figo. Delle merendine, figlio suo, il frutto non quello casca la, mai la, lontano la Chrysler Tower lì, che cazzo si chiama? Sei tu, Spider-Man. L'Avengers Tower, che dovrebbe essere più alto, se non sbaglio, dell'Empire State Building. Comunque, fatemi vedere un pochino la modalità foto, che figata. Modalità visuale, cosa vuol dire? Ah, ok. Che figo comunque, mamma mia. Aspettate, andiamo giù. Oddio, troppo. Volevo vedere da vicino il costume. Che figata, fatto veramente bene, porca vacca. Ah, li possiamo cambiare anche costume, che figo. Vabbè, classico, ci sta, dai. Visibilità eroe, visibilità nemici. Ce n'è di roba qui. Bello. Qui cos'è? Emote. Ah, beh, dobbiamo fare il selfie qui, ok. Come si fa a fare il selfie, scusate? Fai selfie! Modalità visuale. Tipo di visuale, libera orbita, selfie. Quindi qua. Ah, figo. Che bello. Che figa, bellissima modalità foto. Allora, a questo punto proseguiamo nel prossimo episodio, così vengono un pochino più brevi, poi dipenderà magari dalle missioni principali, ma ne farei una barra due di missioni principali a episodio. Però per il momento ci fermiamo qua, quindi vi invito a lasciare un mi piace, attenzione, fa la batteria. Canta come nel cartone, figo, ci sta. E vi invito a lasciare un mi piace, commentare il video, iscrivervi al canale perché no, così se volete recuperare questa piccola perla videoludica la recuperate insieme a me in attesa poi del secondo. E noi come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.